Castello de Armi, Brescia. Andiamo poco a poco in cima al castello. Ponte del Libertario. Grazie. Buongiorno, scusi che sopra che piani, cosa c'è di bello? C'è qualcos'altro da vedere? Com'è? Pistola. Ah, ho capito. Grazie.
di lusso. Al museo delle armi di Brescia. Delle bombe, delle bombe. Sciabola, spada. Armi, armature, 100 più 500. Le luci marzole, 1000 pezzi, sino alla città di Brescia, dal XV secolo. L'importanza per l'antichità per la produzione armiera quanto si accompagnava con l'Italia la funzionalità. Teatro veneziano, non per... Per via volante. Controllo se funziona. Conclude la mostra delle armi antiche di Brescia. Lì è una residenza di camorre romane, tipo romano, scusa. Si trovano 15 minuti dal castello, centro città. Come si chiama questo castello qua? Questa mostra? Mostra delle armi antiche? Museo delle armi Luigi Marzano. Ah, Museo delle armi, ho capito.
Grazie allora. Prego. Questo dice che è stampato, si può prendere o no? Certo, sì, vuole che poi in italiano. C'è? Sì, qua. Ah, grazie. Prego, un po' in generale sul castello, capito. Non è specifico sul bene, museo. Grazie, buongiorno. Arrivederci. Speriamo che almeno una foto sia buona. Ah, sai, siccome è molto economica. Io vado in una piccola capatina al Museo Marzoli di Armi Antiche. C'è il Museo del Sorgimento. È un grande piccolo impegno che è il ferromodellismo. Finale in cammino 106.
antico Duomo, chissà, 1056. Cos'è il Duomo? È il Duomo questo? Cos'è il Duomo? Ho capito, grazie. È il Duomo vecchio. Ah, ho capito, capito. Che sarà il 1050, non mi pare? Sì, capito. Capito, grazie ancora, eh? Buongiorno. Da conducente come linea lilla di Milano, quella di Torino. Ah, sono più femmine, dobbiamo andare.